Cari quadisti, ed eccoci, questo è il momento più traumatico. Sono le prove fonometriche che vengono eseguite dopo gara e sono quelle che ti possono escludere. Alla fine c'è stato un problema sulla moto di Nicola Montalbini, ma semplicemente perché ha faticato dalla gara. Una volta spenta il motore non voleva più saperne di partire e si è dovuto lasciarlo riposare per 5 minuti. E la mano santa di Giuliano Cozzi ha poi riacceso il mezzo, che ha passato tranquillamente le verifiche e quindi salva la posizione di gara 2 di Nicola Montalbini, grazie all'intervento sotto di San Giuliano. Che Giuliano non è distrutto, signori. Giuliano Cozzi, questa affermazione in gara 1, scusatemi, in gara 2 della QX1. E adesso le ultime verifiche tecniche del mezzo, dove i commissari controllano i settaggi, le distanze delle ruote, che il mezzo sia conforme al regolamento, come lo era d'altronde alle verifiche iniziali che si sono svolte nella giornata di ieri pomeriggio dopo le cronometrate. Ed ecco, signori, tra un attimo ripartiremo con un'intervista tra Nicola Montalbini e Giuliano Cozzi proprio alla chiusura del parco chiuso.